Ancora una sconfitta interna per la Fermana che al Bruno Recchioni cede il passo a un'Isernia coriacea, capace di sfruttare al meglio le poche occasioni create. Un match che ha confermato la solidità dei molisani e le difficoltà dei padroni di casa. Il terreno di gioco disastrato non ha certamente aiutato il gialloblu, costretti a lottare non solo contro gli avversari, ma anche contro i rimbalzi irregolari e condizioni difficili. Iniziano con maggior determinazione i padroni di casa e al 18° minuto un fallo di Gimenez su Leonardi è costato al difensore centrale dell'Isernia il primo cartellino giallo. Pochi minuti dopo, al 19°, Bianchimano ha provato a sorprendere Draghi con un potente tiro dai 25 metri, ma il portiere ospite si è fatto trovare pronto respingendo con sicurezza. Il match si è acceso definitivamente al 42° minuto, quando Ercolano, prodotto del vivaio dell'Isernia, ha sfruttato un'indecisione della difesa fermana. Con un destro preciso ha infilato la palla all'incrocio dei pali, battendo Di Stasio e portando l'Isernia in vantaggio poco prima dell'intervallo. Un colpo decisivo che ha spezzato l'equilibrio di una gara fino a quel momento ben gestita da entrambe le squadre. Nel secondo tempo la squadra di Bolzan prova a mettere sotto l'avversario alla ricerca del pareggio, ma l'Isernia si difende con ordine, riuscendo a contenere ogni tentativo gialloblu. La pressione crescente dei padroni di casa si dimostra sterile e non riescono a creare occasioni importanti nonostante la superiorità numerica, dal momento che l'Isernia comincia a perdere tempo, soprattutto con il portiere, che viene ammonito due volte nel giro di pochi minuti, lasciando i compagni di squadra in 10 dal 27° della ripresa. Molisani, a questo punto, bravi a resistere e ad assestare al quarto dei 6 minuti di recupero il colpo del KO con una punizione magistrale di Cascio, che ha chiuso definitivamente il match sullo 0-2. Il risultato premia la tenacia dell'Isernia, che torna a casa con 3 punti importanti, mentre la Fermana, che deve sfatare il tabù Recchioni, ancora 0 punti tra le mura amiche, nonostante l'impegno, deve riflettere sulle proprie difficoltà a concretizzare le occasioni create.